Jukebox. Alla 60ª fiera nazionale dell'agricoltura di Lanciano, anche un'azienda conosciutissima sul territorio, sede a Ortona, DM Italia Zappettificio. Nel claim dei vostri banner siamo stati i primi in Italia a fare cosa? Siamo stati i primi in Italia a produrre, a stampare, a lavorare l'acciaio per le macchine agricole. Noi abbiamo praticamente dagli anni 50, noi siamo della terza generazione delle attività. In mio nonno, che era un fabbro, e mio padre, che ha aperto l'attività negli anni 50, ha iniziato a costruire con i primi pezzi dei carri armati dopo guerra le prime utensili che andavano posizionate sulle macchine che lavoravano nel terreno. Poi da lì è nato un discorso di stampaggio d'acciaio, sempre per la produzione di utensili per la lavorazione del terreno. È un'esigenza del territorio che è continuata negli anni, e poi con la tecnologia avete iniziato anche a costruire per tutta Italia, ovviamente. Noi siamo stati i primi in Italia, quindi l'esigenza di costruire utensili che si consumavano per le macchine che entravano in Italia, le prime macchine che entravano in Italia, erano importanti, quindi la costruzione e la produzione erano comunque al primo posto. Che cosa si può trovare all'interno della vostra azienda? Quali sono i pezzi anche più difficili da realizzare? La nostra azienda comunque produce materiali in acciaio, sono materiali in acciaio temprati, si possono trovare quasi tutti gli utensili delle macchine che lavorano nel terreno, quindi quelle parti di usura che servono per lavorare il terreno e che possono essere ricambiate nel momento in cui c'è bisogno di ricambiarle. Ovviamente anche l'innovazione tecnologica è andata avanti, e voi avete sentito, avete toccato con mano questa innovazione anche negli aspetti, nei mezzi. Beh, sicuramente sì, anche perché partiamo dagli anni 50, quindi l'innovazione tecnologica è arrivata negli anni 70, quando i miei genitori hanno pensato di iniziare a mettere la meccanizzazione all'interno della produzione, quindi iniziare tutto un sistema automatizzato e comunque di una certa qualità, per avere un prodotto di qualità. Si parla di acciaio, si parla di materiali che comunque adesso, con questa situazione geopolitica, li fanno difficoltà a trovarsi, anche la crisi economica ne risente. Ecco, come state lavorando a questo? Beh, sicuramente è un periodo abbastanza difficile. Sorpassare questo momento qui non è semplice, soprattutto per l'acquisizione delle materie prime, per i costi che stanno arrivando, anche che poi dopo questi costi vanno ad influenzare quello che è il mercato finale, che è quello dell'agricoltore che va a acquistare questo prodotto. Però bisogna tenere duro, perché l'agricoltura è importante sia a livello nazionale che a livello internazionale. Quindi. Ecco, voi alla fine a Ortona producete tutto questo. Vengono i clienti finali, vi chiedono il prodotto, e la soddisfazione ovviamente è tanta, perché comunque essere sul mercato da tantissimi anni, sicuramente c'è soddisfazione. Beh, sicuramente dopo tanti anni di lavoro, stare ancora in piedi, avere un'attività che comunque cresce, si automatizza e diventa sempre più grande, vuol dire che comunque c'è un riscontro abbastanza positivo da quello che è del cliente. Ecco, per chiudere, vede che nel futuro ci sia bisogno ancora di innovazione, di capire anche quali sono nuovi mezzi tecnologici da portare nei terreni? Sicuramente sì. Diciamo che la nostra azienda parte da una base artigiana, quindi l'artigianalità è importante anche per cercare di salvaguardare quello che è la qualità del prodotto. L'innovazione è importante anche per combattere un po' quello che è l'importazione di prodotti esteri, che comunque abbassano un po' i prezzi e rendono un po' più difficile il mercato.